Ultimi test e partitella in famiglia per la Cavese, che si appresta a disputare domenica contro il Pomigliano di Mister Seno un altro derby, il quarto in 9 giornate di campionato. La truppa di Mister Agovino, che sarà sostituita in panchina per squalifica da Mister Belotti, è pronta ad affrontare la trasferta consapevole di trovare una squadra che dovrà a tutti i costi fare bella figura contro una Cavese lanciata verso le prime posizioni della classifica. Lo sentono questo derby? Ma sicuramente abbiamo inserito la spina nel voltaggio giusto. Quella è la cosa importante, la giusta serenità, la giusta tranquillità, la giusta concentrazione, tutte queste componenti che tutte le domeniche devi trovare per essere grande. Pomigliano, che avversario è secondo lei? Difficile, un avversario difficile, ostico, l'ambiente sarà composto da queste cose, di conseguenza dovremo andare ben concentrati e determinati, però queste sono cose che non mancano a noi e sicuramente faremo bella figura. Sarà probabilmente della partita anche l'ex Antonio D'Avanzo al suo rientro dopo aver scontato 3 giornate di squalifica. Una partita che tu vivi da ex, che sensazione è per te? La classica sensazione di una partita importante, come tutte d'altronde. Io magari ci posso tenere in particolar modo perché posso essere ex, ma una partita vale sempre 3 punti ed è importante continuare la scia di risultati che abbiamo intrapreso. Un apporto notevole alla squadra arriverà certamente dai tifosi che potranno assistere alla gara dopo il lungo stop alle trasferte. È indubbiamente un ingrediente importante, soprattutto per noi che abbiamo supporto dei nostri tifosi e sicuramente è una frase di prammatica, ma sarà l'uomo in più. Il mio primo gol qui a Cava in una partita ufficiale è stato a Battipaglia e c'erano i tifosi della Cavese, quindi è di buon auspicio il fatto che ci siano i tifosi della Cavese.